Buongiorno, buongiorno amiche e amici rossoneri del canale YouTube ACM Style. Buona giornata a tutti, come state? Spero bene, spero che la maggior parte di voi siano in vacanza, che siate in spiaggia, al mare, al lago, in montagna, ovunque abbiate piacere di essere. Spero che tanti guarderete questo video mentre siete sulla spiaggia o al bar della spiaggia. È un po' vi invidio, però fra un po' tocca anche a me. Fra un po' partirò anch'io e farò qualche giorno di vacanza, ma ovviamente staremo comunque insieme anche dalle vacanze, quindi con non mi vedrete in macchina guidare, molto probabilmente farò i video dalla spiaggia, da quel posto che sarà, insomma, dai, qualcosa di diverso. Però intanto questa notte si è conclusa la tournée americana, ragazzi, il triplete, abbiamo fatto il triplete. Chiaro, avrei preferito un altro tipo di, anzi in assoluto preferisco un altro tipo di triplete, però chi si accontenta gode. Intanto io mi accontento di questo, intanto mi accontento di aver fatto una tournée americana, ma ve lo dico sinceramente, decisamente inaspettata. Io sono stato il primo, perché bisogna poi ammettere le proprie verità, che ho detto secondo me non ne vinciamo neanche una, l'avevo detto io, devo fare un passo indietro e dire porca miseria, comunque abbiamo dimostrato qualcosa di diverso, abbiamo fatto finalmente una tournée diversa dalle altre, abbiamo vinto 3 partite su 3 e l'abbiamo vinta contro il City, contro il Real e contro il Barcellona. Certo, ieri sera poi alla fine ce la siamo giocata ai rigori, perché era finita 2-2, è finita 2-2 ai tempi regolamentari, non l'ho vista perché dormivo. Però stamattina mi sono documentato a sufficienza, ho visto qualche video, qualcosa, ho letto qualche articolo per poterne un pochino anche parlare. Si è messo in risalto, a quanto pare, Torriani ancora una volta. Cara dirigenza rossonera, è vero, adesso forse Fonseca l'ha già promosso a terzo portiere. La facciamo la follia? Lo promuoviamo a secondo portiere? Lo so, è una proposta che per molti può sembrare folle, per tanti è la normalità, per squadre europee come il Barcellona e il Manchester City, Torriani e liberali non sono pazzie, sono normalità. Perché non la facciamo diventare una normalità anche noi? Perché non facciamo in modo che Torriani possa diventare il secondo portiere? Tanto facendo le corna giocherà sempre Magnan, no? Io sono convinto che un Torriani, se avesse la possibilità di dimostrare il suo valore come già sta facendo, toglierebbe anche il posto al nostro secondo portiere. Fidatevi, secondo me è così. Però questa è la mia mentalità, un pochino più europeista rispetto a quella che c'è al Milan, quindi non mi aspetto grandi cose. Ma invece vi do una bella notizia, che è una curiosità che mi fa ancora più attaccare a questo giocatore, che veramente fuori dal campo è spettacolare. Una curiosità più che altro, ieri o l'altro ieri Adli si è alzato alle 5 del mattino per fare dal, scusate, intanto guarda anche il navigatore, per fare dal New Jersey a New York per andare a comprare delle magliette di basket a tutta la squadra rossonera, non sto scherzando. Ha comprato le magliette di basket, tipo di LeBron James e di altri giocatori, a tutta la squadra rossonera. Ovviamente un pensiero molto gradito, che conferma ancora di più l'importanza di Adli all'interno dello spogliatoio e di quanto lui comunque si sente in famiglia e di quanto in questo momento il Milan è ancora più squadra, ancora più unito. Bel gesto che comunque conferma l'importanza di questo ragazzo all'interno dello spogliatoio, di quanto lui senta suo al Milan e quanto in un certo senso meriterebbe anche la permanenza, anche se potrebbe avere anche poco spazio, no? Però ci dovrebbero essere 10-20 Adli in ogni squadra, secondo me, perché è un ragazzo veramente particolare, veramente speciale, che dimostra ogni giorno, ogni volta, in ogni modo, che ci tiene al Milan. Tra l'altro il suo rifiuto costante di trasferimento in altre squadre, abbiamo parlato l'altro giorno, è proprio legato anche a questo.
lui ama il Milan, ama i colori rossoneri e vorrebbe giocarsi le sue carte in rossonero, però a quanto pare nessuno, cioè nessuno, la dirigenza allenatore sembrerebbe che non sono di questa opinione. A conferma, se non vi bastavano le mie parole, ieri Milan News è venuto fuori con l'articolo che non si è mai parlato di un inserimento ufficiale come contropartita tecnica per Abraham nella trattativa appunto di dei giocatori che abbiamo citato ieri, cioè Adli, Okafor e altri giocatori. Insomma, il Milan non l'ha mai inserito realmente nella trattativa per Abraham, trattativa che stenta a decollare, richiesta diciamo assurda della Roma che chiede ancora 35 milioni. E succede una cosa, idea pazza, idea folle, l'idea folle è quella di fare una nuova inversione di rotta e ributtarsi su un giocatore che Fonseca conosce bene, di cui abbiamo già parlato, ma che a questo punto diventa veramente un'opzione quasi concreta. Stiamo parlando di Jonathan David. Jonathan David che al Milan comunque non dispiace, a Fonseca non dispiace perché lo conosce bene. A quanto pare il Milan starebbe seriamente pensando di andarlo a prendere, perché a parte che Jonathan David nella sua avventura in Francia sta facendo molto bene, negli ultimi anni ha fatto mi pare 170 presenze, 84 gol, cose del genere, poi io non ho il computer davanti quindi non lo so, però comunque è abbastanza tra virgolette prolifico come attaccante, è giovane, forte, veloce, ha la scadenza del contratto del 2025 e si porta via con 22-25 milioni. Quindi alla stregua del solito discorso del Milan, 20 più bonus arrivati per arrivare a 25, secondo me lo porti via. Poi tra l'altro i rapporti fra Milan e Lille sono buoni, c'è di mezzo Fonseca che può comunque aiutare. È quell'operazione forse fra le tutte pensate, secondo me la meno complicata, non dico semplice, dico la meno complicata che si potrebbe realizzare. Quindi mi aspetto qualcosa di concreto da questo punto di vista. Almeno come mi raccontano, Jonathan David è tornato ad essere un'opzione concreta, soprattutto per il discorso di Abraham, che 35 milioni è veramente un freno a mano, ragazzi. Ma 35 milioni se lo possono tenere a Roma, se lo possono impacchettare, mettere in tribuna dove vogliono, perché è follia. È veramente follia chiedere 35 milioni per un giocatore come Abraham. In questo momento secondo me non li vale, più 4 milioni e mezzo di euro di stipendio. Non lo so, fatemi sapere ragazzi qui sotto cosa ne pensate. Intanto io vi auguro buona giornata, ovviamente vi invito a iscrivervi a questo canale, il canale Milan Futuro. Noi come sempre ci sentiamo più tardi, un abbraccione e adieu!